che cosa ricorre, qual è questa ricorrenza. Quindi vi prego di seguirmi tutti quanti. Prima il saluto del Presidente della circoscrizione. Buonasera, vi ho accolto veramente con grande piacere l'invito delle associazioni che hanno inteso organizzare oggi questo momento di celebrazione in memoria di nostri fratelli che in un'epoca storica che può sembrare lontana, parliamo della fine del Settecento, hanno pagato con il sangue, con la vita, la loro lotta per difendere la propria città, la propria terra, Napoli. In via, in termini istituzionali, era doverosa la presenza della municipalità, rappresentanza anche del comune quest'oggi. Io non sono uno storico, ognuno ha le sue idee, io però credo che va onorata sempre la memoria dei nostri fratelli che anche in epoche storiche diverse hanno lottato per difendere la propria terra, la propria identità, le proprie origini. Questo è il significato quindi della presenza stasera anche della municipalità. Abbiamo partecipato poco fa anche a un momento di celebrazioni su a Ponte della Maddalena, a Poggio Reale, dove si è consumata anche una delle pagine più tristi di questa storia, di questa vicenda. Quindi è bene onorare la memoria di tutti, per questo che siamo presenti. Poche parole, io credo che il modo migliore per onorare queste persone sia anche la preghiera. E ringrazio ovviamente questa comunità parrocchiale, ringrazio con Carmine Amore, che apre sempre le porte di questa bellissima chiesa, di questa bellissima comunità, a tante iniziative di carattere culturale, sociale e storico, che servono anche per vivere e riscoprire le identità della nostra città, le origini di questa Napoli e magari cercare di rivivere quei valori che hanno spinto quelle persone a difendere la propria terra, valori che servono ancora oggi per questa città. Se in questa città questi valori, questi principi fossero sempre vivi, probabilmente la città sarebbe anche diversa. Grazie e buona serata.